siamo, capo. Fine della corsa. Se ho ragione, la madre di Eleanor si serve dell'Adam per inculcare a forza le menti e i ricordi di Rapture in quella poveretta. Secondo lei, tutto ciò la renderà santa. Ora Eleanor si trova da qualche parte sotto il quartier generale di Fontaine. E se vuoi restare in vita, dobbiamo entrare lì dentro e trovarla. Appartiene alla città, alla Ryan Industries, almeno finché le rivolte non cesseranno. Anche se mi dispiace siano state prese queste misure, devo ammettere che è gratificante sapere questo edificio condannato. Fontaine è andato, e anche la Land, o almeno ci manca poco. Finalmente sono solo, solo con la mia città. Ottobre 1967. Salve. Mi chiamo Gilbert Alexander e quando sentirete questo messaggio sarò clinicamente pazzo. Registro questo diario in anticipo come estremo rimedio per aiutare chiunque io possa minacciare, aiutarlo ad avere a che fare con me. Il mio prossimo messaggio ti attende al di là di questo punto di controllo di sicurezza. La bioscansione verificherà se sei abbastanza sano di mente da averne bisogno. Gil Alexander, ricordo che fu coinvolto nello sviluppo dei Big Daddy sin dall'inizio. È probabile che abbia avuto a che fare anche con te e Eleanor. Scorte dell'ufficio, quella piccola canaglia. Adam dalle scorte della compagnia. L'ho visto iniettarselo nel braccio. Perquisiscilo! Ma Mr. Hall ha già usato tutto.
Non è rimasto niente. Mister A? Sono il tuo datore di lavoro, ragazzo. Come mi chiamo io? Alex il Grande! Ah, ora si ricorda. Troppo tardi, amico. Troppo tardi. Licenziato! Cacciato! Eliminato! Spero sia stato istruttivo per tutti. Oh, sei tornato per riempirti di nuovo le tasche con l'ingegno di Fontaine? Sia chiaro, io sono la compagnia personificata. Sia chiaro, io sono Alex il Grande. Una compagnia è un organismo, amico mio. E io posso espellerti nell'oceano come un microbo durante uno starnuto. Alex il Grande? Diamine, deve trattarsi di Gil Alexander, lo stesso che ha lasciato i messaggi che stiamo seguendo. Adesso sembra completamente fuori di testa. Del livello di accesso. Identificazione. Cavia per esperimenti clinici. Classificazione. Protettore. Designazione. Delta. Stato. Deceduto. Errore. Aggiornamento totale dello stato. Attendere, prego. Cosa? La mia segretaria garantisce per te. Delta, eh? Sei uno dei nostri vecchi protettori, giusto? Sei un buon prodotto, Delta. Un buon prodotto. Costruito per durare. Non voltarti, ma penso che uno dei tuoi vecchi colleghi voglia darti il bentornato al lavoro. Salve di nuovo. Io sono stato esposto a una dose massiccia della sostanza Adam. Quando sentirai questo messaggio, avrò già armato le difese di questa struttura. Perciò tu dovrai superarle e
uccidermi. Ti prego di credermi. Se avessi potuto farlo da solo... Ah, a proposito, puoi usare il diario che si trova sotto lo schermo per aggirare i controlli dell'impronta vocale e accedere all'ufficio della sicurezza. La password è... Agnus Dei. Agnus Dei. Password per entrare. Agnus Dei. Accesso consentito. Benvenuto, Viril Alexander. Ti ho sentito. Il mio corpo è di proprietà della compagnia Delta, proprio come il tuo. Non costringermi a smontarti per ricavare pezzi di ricambio. Usare la password per entrare. Ti avevo avvertito. Quando la vita è solo dolore, minuti sembrano ore. Sembra strano, sai, ma ci vuol poco a diventare un mito. Accesso negato. Parlare chiaramente. Disattivazione automatica per 60 secondi. Parte di se stesso. Avanti, dillo, così il mal di testa che già ho sarà in buona compagnia. Ragazzo, vedi se riesci a trovare il modo di annullare il controllo di Gill sulla sicurezza dell'edificio. L'ufficio di sicurezza è ben al di sopra della tua portata. Se ti va di aiutare, ci sarebbero i bagni che hanno bisogno di una bella pulizia. Ecco un paio di impiegati che ti daranno una mano. Il tempo è denaro, dannato parassita! Serve una nuova strategia. Congratulazioni! Hai vinto una gara di intelligenza contro un elettrodomestico! Proprietà fontana è punibile con il congedo sommario. Vuoi che te lo dica in parole povere? Sei licenziato. Licenziato!
La prigione, a quanto pare, fu una benedizione. Ryan ora è morto per mano del suo stesso figlio. Ma ciò che più è interessante è il programma di coazione con cui è stato cresciuto suo figlio. Chiamato in codice WYK. Si trattava di una specie di frase comando a cui il ragazzo avrebbe immancabilmente obbedito come a un ordine. In un certo senso, questo triste uomo a metà riuscì a sfuggire all'ego, molto intelligente, ma privo del cosiddetto libero arbitrio e di tutti i suoi comodi punti ciechi. E se fosse stato istruito di adoperarsi per il bene comune? E se fosse stato un volontario? Alla sua turistica
Questo rimette tutto in discussione. Mentre effettuo questa registrazione, non riesco quasi a crederci. Mi sono sempre applicata alla psichiatria per esplorare la coscienza sotto tutti i punti di vista. Ma l'intelligenza non richiede introspezione. Il figlio di Ryan fu più efficace di tutti i suoi rivali coscienti di sé. Lui visse senza porsi domande. Io potrei mettere fine all'ego e salvare il mondo. Sta ballando, papi! Dannazione! Tronzato! Ragazzina, è indifesa! Ecco qui! Nascondiglio è vicino, papi. Che sonno. Grazie.